Buongiorno, benvenuti sul nostro canale video di YouTube. Siamo qui alla presentazione del nuovo Motorola One. Massimiliano Paciotti, Product Manager di Motorola, è qui con noi e adesso ci spiegherà il nuovo smartphone. Ciao Massimiliano. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, siamo qui oggi e vi parliamo del nuovo prodotto Motorola One. Eccolo qua. Allora, ce lo fai vedere? Inizia magari a descrivercelo per quello che riguarda l'hardware. Abbiamo una grande novità per quello che è il mondo di Motorola, i prodotti Motorola, c'è il notch. Esatto, sì, questo è il primo prodotto che introduciamo sul mercato con il display con il notch. È un display da 5.9 pollici con risoluzione HD+. È un prodotto equipaggiato con un hardware da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, camera frontale da 8 megapixel. Nella parte posteriore abbiamo una dual camera 13 megapixel più 2 megapixel con fingerprint, quindi sensore delle impronte integrato all'interno del logo Motorola, quindi anche una soluzione che da un punto di vista di design è molto carina ed interessante poi per l'utente finale. Prodotto fatto con back e front in vetro, Gorilla Glass, quindi anche da un punto di vista di premium feeling per l'utente finale hai quel valore aggiunto dato da materiale pregiato come appunto il vetro. Il Motorola One, come dicevamo, è un prodotto nuovo di recentissima introduzione, arriverà sul mercato nel corso dei prossimi giorni, prossime settimane, è equipaggiato con Android One come sistema operativo. Il vantaggio di avere Android One è quello di avere le maintenance release di sicurezza che vengono rilasciate automaticamente con cadenza mensile, in aggiunta alla possibilità di avere due aggiornamenti software ai major cookies, quindi praticamente il prodotto verrà lanciato sul mercato con Android Oreo O, avverrà poi aggiornato ad Android P ed Android Q nel corso del tempo, dei mesi, in base alle disponibilità e dei rilasci da parte di Google. Il vantaggio appunto di avere Android One è sicuramente questo, ma come Motorola abbiamo anche integrato all'interno del sistema operativo Android One le Moto Experience, quindi per dare quel tocco di unicità legata al mondo Motorola, quindi con il Motorola Experience, Moto Display e Moto Action, che appunto vanno a dare all'utente finale la possibilità di vivere un'esperienza quotidiana più semplice in alcune soluzioni, quindi tramite alcune soluzioni software come appunto l'attivazione della camera o l'attivazione della torcia con il classico movimento che tutti quanti conosciamo. Certo, a livello di fotocamera so che ci sono state anche delle novità rispetto a Android. Assolutamente sì, quindi utilizziamo Google Lens integrata all'interno della camera, quindi con tutti i vantaggi che Google Lens dà poi all'utente finale. In aggiunta a questa la dual camera ti permette poi di creare contenuti multimediali attraverso l'utilizzo di Selective Autofocus, ma anche la possibilità di Selective Background, quindi possiamo andare ad identificare un oggetto, una persona, mantenere a colori quella persona o identificare uno spot color, quindi un colore ben definito, e rendere tutto il resto dell'immagine in bianco e nero, ma al tempo stesso ci sono ovviamente la possibilità di registrare video con l'effetto Ralenti, ma anche la possibilità di utilizzare un effetto cinematografico, quindi possiamo andare a registrare un video e trovare un oggetto, quindi una persona o un oggetto, e frizzare quell'oggetto all'interno del video che invece viene continuato ad essere registrato. Quindi è un effetto molto particolare che è dato poi come possibilità all'utente finale per appunto andare a creare contenuti multimediali da poi condividere tramite social con la propria community di amici. Poi una cosa che ho visto in presentazione è ad esempio che risponde allo standard P2i, giusto? Esatto, P2i è un trattamento nanotecnologico che viene fatto a livello di fabbrica sul prodotto, quindi è questo trattamento nanotecnologico che viene spruzzato sul telefono nel momento in cui c'è la produzione dello stesso, viene poi appunto sottoposto a un trattamento di calore per appunto far sì che questo trattamento diventa solidale con l'hardware del telefono e garantisce quel livello di impermeabilità a splash, quindi a pioggia o a cadute accidentali di liquidi sul prodotto. Quindi non è una
certificazione IP, ma è una soluzione pensata per l'utente finale per rendere la vita worry free, quindi senza il pericolo di caduta accidentale di oggetto. Un'altra cosa importante da dire: il prodotto è equipaggiato con jack da 3,5 e supporta il dual sim vero, come siamo stati abituati a vedere con i prodotti Motorola, quindi un dual sim che permette di utilizzare due sim in contemporanea dell'operatore più l'espansione della micro SD, quindi una soluzione non ibrida ma una soluzione reale che va a tutto beneficio del consumatore finale. Qui Massimiliano è in versione black, esatto. Se non ho capito male nelle prossime settimane arriverà anche una versione bianca, dove il back sarà in vetro sempre bianco e il frame in color silver acciaio. Per quanto riguarda la connettività, cosa possiamo dire? È un prodotto che ha la connettività piena, quindi ha connettività Wi-Fi 2.4 e 5G, 5 GHz, Bluetooth 4.2, NFC, quindi anche l'opportunità di utilizzare pagamenti come appunto Google Pay, che è stato appena sta per essere lanciato nel mercato italiano, quindi piena connettività fornita poi all'utente finale. Parliamo della confezione di vendita, perché non è scontata, giusto? Esatto, no, nella confezione di vendita quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare rispetto ai prodotti della serie G che abbiamo lanciato, avremo un turbocharger da 15 watt incluso nella confezione vendita, appunto per dare all'utente finale la possibilità di vivere l'esperienza turbocharger dal momento dell'acquisto del prodotto. In più ci sarà anche la possibilità di avere, ci sarà incluso un cover protettivo in silicone che vi arriva premontata con il prodotto e garantisce quella che è la piena compatibilità con lo stesso, quindi non ci sarà problema di avere il tasto accensione che non funziona con la cover silicone. A livello di design, questo nuovo Motorola One, Android One, si discosta molto dal family feeling a cui ci avete abituato. Esatto. Significa che c'è proprio un cambio di rotta oppure due stilemi? No, assolutamente. Il family feeling di design nel Motorola rimarrà, quindi quello che abbiamo visto con la famiglia G6 rimarrà assolutamente come una chiara differenziante sul mercato. In più, in aggiunta, si andrà ad affiancare quello che è il design che abbiamo visto oggi con il Motorola One come soluzione per quella famiglia di utenti che vuole un prodotto diverso, quindi per allargare il target di potenziali consumatori dei prodotti Motorola. Allora, possiamo chiudere ricordando il prezzo: 299 euro, esatto. Cellulare dual sim sarà in vendita già da questo fine settimana in alcuni punti vendita di Media Market, poi ci sarà anche, avete stretto accordi con Amazon, state lavorando anche con gli operatori, giusto? Esatto. Avrete in particolare su tutti gli operatori? Al momento sono discussioni ancora, stanno in corso, quindi al momento i canali su cui troveremo il prodotto sono quelli che hai appena menzionato, quindi Media Market e il canale online, più alcuni negozi selezionati che verranno poi annunciati a breve. Va bene, per il nuovo Motorola One è tutto, ringraziamo Massimiliano Paciotti, Product Manager di Motorola in Italia, grazie Massimiliano. Grazie a voi. E ciao. Noi ci vediamo al prossimo video.